buongiorno a tutti, ci troviamo nel paese di Prizi per partecipare al 26esimo raduno fuoristrada By Fit Prizi Explorer Città di Prizi. Giunto ormai alla sua 26esima edizione, è uno dei raduni più amati della nostra regione. Ha visto passare negli anni molti fuoristradisti provenienti da ogni angolo della Sicilia. Molteplici le presenze di equipaggi giunti da molteplici regioni come la Campania, la Puglia e la Calabria. Manifestazione fuoristradistica basata sulla conoscenza di luoghi di importanza paesaggistica, culturale, storica ma anche enogastronomica, con varie degustazioni di prodotti tipici locali. Non manca di certo il divertimento con il proprio mezzo nell'affrontare percorsi e passaggi più o meno impegnativi. Il tutto si conclude con una cena, una consegna targhe varie, ricordo, della giornata ai partecipanti che condividono la stessa passione. In che anno è nato il club? Allora, il club è nato nel 1992, da ormai sono 26-27 anni che esistiamo. Siamo una grandissima famiglia che ci siamo sempre prodigati nell'organizzazione di eventi fuoristradistici e non solo, perché ci occupiamo anche di altri sport e ci occupiamo anche in particolare di turismo. Da quanti soci è formato il club? Allora, il club è formato quest'anno da 44 soci. Negli anni passati ci sono stati anche numeri maggiori, però quest'anno ci sono stati anche numeri minori di presenza di soci e quest'anno siamo arrivati a 44 soci effettivi al club e tutti operativi, che è fondamentale e importante per il nostro sport. Siete affiliati ad un ente nazionale? Sì, il nostro club è affiliato alla Federazione Italiana Fuoristrada, che è un organismo nazionale che gestisce il fuoristrada in Italia. Tramite FIFI ci permettiamo e siamo fieri di fare parte della federazione, perché ci permette di partecipare a molteplici eventi in Italia, nella nostra nazione, e ci permette di essere presenti al Motor Show, di essere presenti al 4x4 Fest di Massa Carrara, nonché la federazione è formata da tutti i club d'Italia. C'è il corpo istruttore che fa parte della scuola federale, dove vengono fatte la formazione per quanto riguarda i possessori di veicoli fuoristrada, per fare una guida in fuoristrada in guida sicura. Accedendo ai corsi fuoristradistici della federazione, pian piano si va maturando un'esperienza fuoristradistica nel muoversi nel territorio, sia in Italia che all'estero, e in particolare nei viaggi in Africa. Si acquisiscono le nozioni base per poter fare del fuoristrada in sicurezza e nel rispetto del mezzo e degli occupanti, e anche in particolar modo dell'ambiente e del territorio che ci circonda. Quali sono le attività principali del club? Allora, l'attività principale del club, intanto la più importante, è quella di oggi, il raduno fuoristradistico che facciamo ogni anno da ormai 26 anni. Questo raduno ci permette di condividere la nostra passione con molteplici club esistenti in Sicilia, e spesso vengono anche degli equipaggi da fuori, fuori regione, dalla Campania, Puglia, Calabria. Ci permette di condividere questo magnifico sport a contatto stretto con la natura e la nostra passione per i motori. Le prospettive sulla giornata di oggi? Allora, le prospettive sulla giornata di oggi, purtroppo è anche un piacere, sta piovendo a dirotto, però sicuramente noi fuoristradisti non ci teniamo indietro alle condizioni meteo del tempo, anzi
ci aiuterà a divertirci ancora di più. Oggi abbiamo l'onore anche di avere con noi il sindaco di Prizzi, Luigi Vallone. Vi faccio una breve illustrazione del paese di Prizzi e delle sue tradizioni. Intanto buongiorno, e va dato merito e un ringraziamento sentito al club 4x4 che per il 26° anno organizzano il raduno dei fuoristrada a Prizzi. Ormai è una di quelle realtà, generalmente le associazioni nascono e nel tempo, possibilmente anche per motivi diversi, non continuano il loro lavoro. Il club 4x4 va dato merito, così come diceva qualche minuto fa il presidente Vincenzo Scarmuzza, è un club che anche in momenti di difficoltà, anche da un punto di vista economico, perché questo sport necessita di avere delle risorse, e credo che il fatto stesso di averlo mantenuto anche in un momento difficile credo che sia una cosa importante. Prima di passare e parlare un attimo di Prizzi, credo che sia doveroso personalmente, ma anche a nome di tutti gli associati, che quest'anno è il primo anno che non c'è lo zio Gianni Scramuzza, una persona che nonostante tutto è una persona adulta, era riuscita a innamorarsi di questo sport che amava il figlio, e il fatto stesso che quest'anno non è più con noi credo che sia doveroso da parte mia, per il rapporto personale ma anche istituzionale come membro del consiglio di amministrazione del 4x4, ricordarlo allo zio Gianni, perché è stata una figura positiva per l'intero paese. Passando alle tradizioni, credo che la tradizione per eccellenza di Prizzi è il ballo dei diavoli, che si ogni anno il giorno di Pasqua è il ballo dei diavoli, che è conosciuto in tutto il mondo. Basta pensare che ogni anno le televisioni di tutte le nazioni, quasi dal Giappone all'Australia, al Belgio, alla Germania, alla Francia, al Regno Unito, alla Russia, vengono a vedere questa manifestazione che crediamo sia bellissima. E non solo per questo Prizzi è conosciuto. Prizzi, come diceva giustamente il presentatore, la presentatrice, è per l'ospitalità, per il grande senso di ospitalità che i cittadini prizzesi hanno, per il percorso enogastronomico, dall'olio ai formaggi, alla ricotta, a tutti i prodotti che provengono, sono genuini, la carne, che ormai la carne è esclusivamente carne allevata da allevamenti prizzesi. Ecco, invitiamo tutti i cittadini, cioè tutte le persone che sono di fuori a venire a conoscere Prizzi. Poi ci sono tantissime altre manifestazioni, che sono il presepe vivente che si realizza nella parte più antica di Prizzi nel periodo natalizio, e tantissime altre. Il raduno è questo nel mese di agosto, con la presenza quasi ogni anno della Fiera di Verona Cavalli. Ecco, abbiamo stagionalizzato le manifestazioni per creare e dare la possibilità a quante più persone possibile venire a Prizzi. Cosa vuole dirci in merito all'esistenza del club Prizzi Explorer? Lo dicevo nella premessa e credo che sia importante. Le associazioni, io ormai è da tanti anni che ho un ruolo nella pubblica amministrazione, e ho visto tantissime associazioni nascere con intenti e volontà, ma poi nell'arco del tempo queste associazioni invece non hanno dato quello che era giusto dare. Va dato merito in senso assoluto a un'associazione che ormai è dal 1992, che è presente e ha lo stesso entusiasmo. Basti pensare poco fa come il presidente ha rilasciato l'intervista, e non soltanto il presidente ma tutti i soci, quanto entusiasmo continuano, nonostante tutto siano trascorsi tantissimi anni, riescono a dare. Per noi amministratori prizzesi, come sindaco, sono particolarmente orgoglioso e li ringrazio vivamente, perché hanno portato il comune di Prizzi a conoscerlo sì nell'ambiente del 4x4, ma poi non è così. Sono stati presenti in tanti posti d'Italia con il 4x4 club, con il club 4x4, sono stati pure all'estero portando il nome di Prizzi, e questo, a mio avviso, da sindaco del paese, va dato un riconoscimento assoluto al consiglio di amministrazione e a tutti i soci del club 4x4. Ci auguriamo di poter continuare e far crescere questo sport, perché ogni cosa che si fa in un piccolo comune dell'Entroterra è una cosa importante per alimentare la speranza
di far crescere la propria comunità. Buongiorno, come ti chiami? Sono Biagio Montalbano, vengo da Roccamena, nonché sono il presidente del club MRT. È un club che è stato formato da poco, ma che da molti anni operiamo nel settore del fuoristrada. Da quanto tempo fai fuoristrada? Questo è il quarto raduno che mi faccio a Pizzi, è da 5 anni che partecipo agli eventi fuoristradistici e questo è stato uno dei primi per me e questo è il quinto anno che vengo, il quinto anno che faccio fuoristrada. Che mezzo possiedi? È un Suzuki Samurai che l'ho comprato originale, nel tempo si è evoluto e oggi siamo qui sperando di fare bella figura. Ed è la prima volta che vieni al raduno a Prizzi? No, come dicevo prima, questo è il quarto evento che vengo a fare qui a Prizzi. È stato uno dei primi per me, è il quinto anno il quarto anno che partecipo, ora è 5 anni che faccio fuoristrada. Voglio ringraziare tutto lo staff già in anticipo perché ho saputo che stanno lavorando benissimo, anche perché è una manifestazione abbastanza sentita ed è una manifestazione che è arrivata al 26° anno, quindi vuol dire che Griprizzi lavora bene e mi compiaccio con il presidente e tutto il club. Buongiorno, da dove arriva? Io vengo da San Biagio Platani, in provincia di Agrigento. Da quanto tempo fa fuoristrada? Io è 10 anni che faccio fuoristrada. Prima correvo con le macchine e facevo cronoscalate, CRL. Ora invece, in base all'età, faccio raduni così che mi piacciono molto. E che mezzo possiede? Io ho una Jeep Suzuki. Ed è la prima volta che viene a Prizzi? È 5 anni che vengo a Prizzi e mi è andata sempre bene. Non si trova bene a Prizzi? Benissimo. Quali sono le prospettive della giornata? No, domenica sono stato a Palma Montechiaro e oggi sono qua. Le prospettive della giornata è arrivare. L'importante è arrivare. Poi se capita ci fermiamo. Grazie. Arrivederci. Buongiorno. Grazie. Buongiorno, ben arrivato, come si chiama? Pino Oliva. Da dove arriva? Allora, io vengo da Palermo, ormai è una consuetudine venire qua a Prizzi. Da quanto tempo fa fuoristrada? Beh, diciamo da circa 30 anni, abbiamo cominciato con il presidente del club di Prizzi, diciamo abbiamo buttato qui le basi in Sicilia del fuoristrada, cominciando anche dalla formazione, perché noi facciamo parte della Federazione Italiana Fuoristrada e formiamo prima dal punto di vista proprio come disciplina sportiva i nostri soci ed è una passione che ci travolge da ben 30 anni. Che mezzo possiede? Io ho una Discovery, sono un fedele al Rover, come del resto anche il presidente del club di Prizzi. E ormai è un secondo matrimonio, oltre la moglie la Rover per noi diciamo è la nostra seconda consorte. È la prima volta che viene a Prizzi? No, con Enzo abbiamo organizzato parecchie volte, diciamo che è una consuetudine venire qui ogni anno al raduno come del resto anche diciamo, i nostri carissimi amici di Prizzi vengono a Palermo quando noi organizziamo altri raduni. Prizzi, c'è da dire una cosa, ha delle caratteristiche morfologiche molto belle, a parte la bellezza paesaggistica, per cui non mancheranno diciamo, le asperità e le difficoltà. Però del resto se non ci fossero queste difficoltà non sarebbe neanche entusiasmante e appassionante fare fuoristrada. Buongiorno a tutti, da dove arrivate? Dunque io arrivo da Marsala,
Io da Calatafimi. Da quanto tempo fate fuoristrada? Dunque io da 20 anni che faccio fuoristrada. Io un po' di più, 25. 25 anni, mettiamo 25 anni, ma di più sono. Che mezzo possedete? Io ho un Land Rover Defender 90. Io ho un VJ40 a tempo, ora ho Toyota Land Cruiser. È la prima volta che venite a Prizzi? No, 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 deve essere molto, sono stato lì a Prizzi. Lei? Il primo raduno che si è fatto qua a Prizzi sono stato presente. Quanti anni fa? Oh, non mi ricordo più se è stato nel 90 o prima del 90. Ma sono prospettive un pochettino difficili con tutta questa acqua che c'è, che ha fatta, ci sono dei grossi problemi. Speriamo di risolverli al meglio. Grazie per la vostra partecipazione, buongiorno. Diciamo che la manifestazione si è conclusa al massimo perché non ci sono successe rotture, non è successo niente di grave e siamo arrivati tutti indenni a questa magnifica cena tutta assieme. Marino, New Azzurra, auto EF Auto, Giovanni Cacciatore, Delizie del Grano, HM4x4 che ringraziamo tutti gli sponsor con un graditissimo applauso. Ultimo, ma non ultimo, il comune di Prizzi con il suo patrocinio ci ha permesso di fare tutto ciò. Grazie agli sponsor.